storietaliani.it incontra Simona Ventura alla presentazione di quelli che il calcio è, che tu stai conducendo per il 9° anno consecutivo. Come mai non ti sei ancora stufata? Perché non è mai uguale a se stessa, è sempre diversa, diciamo, minuto dopo minuto, perché comunque i gol, insomma, confondono, no, quelli che sono i ritmi del programma. Non c'è mai non è una scalettatura, un copione che va così, va a grandi linee, poi dopo naturalmente può succedere una cosa, quindi cambia totalmente, un po' come l'Isola dei Famosi, non è mai uguale a se stessa, è per quello che mi diverte. Quest'anno torni alle origini e farai anche l'inviata. Sì, faccio l'inviata sui campi di calcio, non sulle partite per se stesse, ma dei grossi reportage sulle squadre italiane e sulle squadre estere. Si parte con la Barcellona Pentacampeon, una squadra che mi ha fatto innamorare di sé, nel senso che ha tutte le prerogative per essere la mia squadra del cuore, anche se io rimango comunque del Torino. Reportage anche in Italia, e la prima squadra sarà la Juventus invece. Sì, la prima squadra la prossima settimana sarà la Juventus, andiamo domani a girare e poi avremo l'Inter, avremo il Manchester United, avremo il Real Madrid e via. Simona, prima di salutarci, inevitabilmente una domanda su Bettarini e te. Sì, certo. Di nuovo compagni sul lavoro, sei un modello positivo. Emotivamente devo dire una cosa molto positiva, per l'esempio che possiamo dare a tante coppie che si separano e che comunque vanno finire in guerra, che usano i figli come scudi, non pensando che questi figli poi crescono, cioè quello che i figli respirano adesso dai genitori, in qualsiasi caso, se lo porteranno quando saranno grandi. Io la penso così per il divorzio, penso anche, però non sarei mai riuscita a rimanere in un rapporto in cui non c'è più del sentimento, cioè il rapporto di facciata fa anche peggio del divorzio, quindi bisognerebbe trovare sempre la giusta via di mezzo. Noi l'abbiamo trovata e finalmente è venuto il momento di lavorare insieme, perché abbiamo una grande fiducia uno nell'altro, finalmente, no? Non che non l'avessimo prima, perché per i nostri figli noi siamo sempre stati assolutamente in sintonia, però uno verso l'altro, insomma, c'era sempre quel pizzico di dubbio, eccetera. Ci vuole tempo, il tempo è veramente è vero che il tempo è dalla parte nostra, ed è vero che il tempo è veramente la medicina di tante malattie, di tante ferite, e quindi adesso possiamo dire che è venuto il momento di lavorare insieme. Un giorno ti piacerebbe lavorare con i tuoi figli? No, io spero che i miei figli facciano tutt'altro. Grazie Simona, ciao!